always fun, no man ain't got time to shake your hand. Get that style check, put it in pockets like a sack. Salve, ragazzi, che sono io e poi questo qui è un nuovo video di Minecraft. Siamo su The Lost Potato 2. In The Lost Potato 2 non dovevo premere F6, dovevo premere F5. Allora, prima di cominciare devo dirvi che abbiamo messo normal, ho preso la normal difficulty anche dalle options. Ho fatto una quest di Fowler l'inventario, sono molto bravo. E comunque devo dirvi una notizia fantastica: io ho rotto il mio headset. Cos'è un headset? È quelle cuffie che metti più il microfono. In pratica ho rotto le cuffie, ma non nel senso che ho rotto le cuffie, ho spezzato le cuffie in due. Quindi adesso davanti a me c'è solo una cuffia, che adesso è come un piedistallo scocciato, più il microfono. L'altra cuffia l'ho buttata proprio, cioè è stata lanciata in giro per casa. Allora, il mio headset aveva un problema, che se il microfono era troppo lontano la mia voce si sentiva di cacca. Nel senso, non è che si sentiva di cacca, si sentiva bassissima. Quindi adesso, non avendo più un headset, non posso più muovere la testa come facevo una volta. Perché se avete le cuffie in testa e vi muovete tipo wow, la cuffia segue i vostri movimenti. No, che cacchio dico? Il microfono segue i vostri movimenti. Invece se voi avete un microfono normale dovete stare vicino al microfono e non muovere la testa. Io muovo sempre la testa mentre gioco, quindi sarà un po' impossibile e potrebbero esserci degli effetti collaterali tipo questo. Oh mio Dio, sto andando in giro, voi poppa, mi sentite in modo stra. Quindi devo stare alla destra del mio microfono, perché sennò farei tipo e devo starci vicino. E sarà un po' difficile, spero che mi perdoniate. Comprerò un microfono nuovo di nome Samsung Meteor, che tanto costa poco, lo comprano tutti perché costa poco, è figo. E quindi lo comprerò anch'io, che praticamente mi renderà la voce calda. Perché questa voce sarà anche senza rumori di sottofondo e cose varie, però non è calda, è sensuale. Cioè la mia voce è più sensuale di questa. Molto più sensuale. Comunque, continuando a noi, tornando a noi, non continuando a noi, siamo su The Lost Potato 2. Ah, è praticamente il motivo perché non ho fatto video sta settimana. Non era perché non avevo voglia, è perché dovevo trovare il modo di avvicinare il microfono alla bocca il più vicino possibile. In pratica io adesso sto giocando con una scatola davanti a me, cioè c'è una scatola davanti allo schermo più il microfono sopra la scatola, e io davanti al microfono mezzo piegato e sto morendo di dolore. Però farò un video per voi, perché io in fondo, molto in fondo vi voglio un po' di bene. Quindi, allora, le regole sono: usa cazzi boost texture picchi, chapter 1 sti cazzi già playato, 1.6 non ce ne frega niente. Difficulty, press start, rules, regole, leggiamo le regole. Le regole sono: non rompere blocchi, cazzi buppa, vai, fun. Multiplayer, non ci stiamo giocando. Dai, startiamo il gioco della morte. Bene, ok. Siamo nella gabbia di prima. E sì, fantastico. Oh, Stranger, il nostro amico Stranger. Go, I will take care of the pig. Ok, praticamente si prenderà cura del piggolo, che noi avevamo già abbandonato nel castello tanto tempo fa, ma non ce ne frega nulla. Get out of here. Va bene, usciamo fuori. Questa qui è la nostra prigione. La lava potente, la lava che, se voi non lo sapete ancora, la lava fa molto male. La lava brucia. La lava è calda. La lava è caldissima. Allora, molti me lo chiedono. Sto usando la texture pack della mappa. Quindi se voi cercate la mappa su internet cliccando mappa di patate su Minecraft, trovate anche la texture pack dentro il download. E la shaders che uso è la Zeus V8. Per quale motivo? Perché è molto semplice. Nel senso, non è semplice, è figa, perché rende tutte le cose molto più smooth and real and tournament 2013 e cose così. Ed è figa e basta. C'è un motion blur. Che cazzo è? Cesta, delle zuppe di spade, delle spade zuppanti. Ok, abbiamo una notte. Doran might be keeping the last potato in his armory. Praticamente sta tenendo la potata ultima nella sua armeria. Ok, to get inside you have to find his library first. Dobbiamo trovare la sua libreria per prima. Ok, sii attento. Allora, lui deve stare molto and strong, deve essere molto forte. E might not fear of the dead. Devo essere molto figo, forte, non devo avere paura della morte perché puzzo. E faccio anche la rima, sono un pro. But I talked to someone who is really close to Doran. Ha parlato con qualcuno molto vicino a Dorlash, cioè, non so come si legge, Dorlash, Dorlan. And she told me that the prince said if anyone gets close to potato, he will destroy it. Wow. Quindi praticamente ha detto: se ci avvicino alla patata, lui distruggerà la patata. Non deve essere distrutta. We must not let the happening. Ah, ci conosceremo più avanti con il nostro amico caro non conoscente. E quindi andiamo di qua. Non so perché, forse andare di là era meglio. Non ne ho idea, ho paura di questo posto. Se io mi avvicino muoio. No.
No. Ho paura di questi suoni strani. Non c'è nulla di così pauroso. Ok, possiamo andare avanti. Spero che l'audio si senta. Mi sto strozzando con la mia saliva. Bene. C'è una chest. Nessuno in vista. Bene. Cassa. Era vuota. Vabbè, fai nulla. Andiamo di qua di nuovo. Allora, quindi passiamo di qua e dobbiamo scegliere l'altra via. Oddio, qui c'era la lava, ma non me ne fregavo niente. Mi stavo grattando la testa e quindi non potevo girare la visuale. Quindi non vi preoccupate, io sono sempre un perro. Un perro. Perro in spagnolo vuol dire, lo sapremo solo, non è un parkour. È un parkour. Viva i parkour, sono la cosa più bella del mondo. Anche perché su questo, diciamo, capitolo sono facili. Quindi se io vado di qua, dovrei vincere. Rinasci. Sono di nuovo qui. Oddio, perché? Volevo andare via, correre. No, sono un pro. Sono un magic pro del sniper, io fratello. Posso rompere qui? No. Cosa ho fatto? Che cos'è? È un checkpoint. Come mi sono scordato? Torno subito. Tornerò tra 5 secondi. One, two, three, four. The fucking Avison. Yeah. Sono tornato per magia. Si è aperta questa bomba. Mio gioco è bello. Ok, prendiamo un checkpoint perché ci eravamo scordati e torniamo di nuovo qua. Cos'è quello? Non c'era prima, è un ragnetto. Ragnetto, come here. Oh, è un Pokémon. Ok, no, un altro, dai, basta. Mi ragnetti velenosi, non siete molto intelligenti. Cioè, siete intelligenti perché mi state uccidendo, però facciamo finta che non siete intelligenti. Qui c'è qualcuno, nascosto, nei posti strani. No, perfetto, nessun ragno che mi vuole attaccare. Bene, continuiamo la nostra scelta. Quindi lì non si... Ma se io tipo salto qua, boh, sono un pro saltellante. Quella dovrebbe essere l'uscita? Non ne ho idea. Quindi adesso io vado di qua. Stanno attendo i buchi. Madonna, che culo. Non volevo saltare veramente fino lì. Perché sto parlando in questo modo? Non ne ho idea. Quindi adesso io devo scendere nell'acqua. Devo andare qui avanti. Qui avanti si può entrare. A quanto pare no, è chiuso. Quindi dobbiamo andare di qua. Ok, c'è anche un buco fatto apposta per il 360. E andiamo giù. Qui c'è. Mi devo grattare il naso. Sorry for my grattita di naso. Ok. Ok. Siamo in questo posto buio e senza torce. Ma che adesso torce le ha. Questa è una porta senza niente. Un'altra porta senza via. Belle queste porte. Io amo le porte che conducono al nulla. Sono le mie preferite. Allora, qui non c'è nulla. Solo dei mattoni. Che una scala. Una scala bianca che ci porterà nel paradiso. Niente paradiso. Oh! Cos'è quello? È un villaggevo. Parlerà con noi? Sarà lo stranger che ci ha strangiato l'altra volta, che ci ha salvati dal nostro rapimento? Non ho idea, andiamo lì. Rapimento che praticamente ci siamo casati da soli, però. Sì, qui è un altro checkpoint. E tu chi sei? Tu chi sei, stranger? Sei un Charlie? Charlie Brown and ever forever? No, sei... Hai degli occhi davvero fantastici. Ti vorrei sposare. No, sto scherzando. Delle scale che portano da qualche parte. Altri checkpoint. Premiamo i checkpoint perché i checkpoint sono bellini. E oh, qui c'è una scatoletta. Cosa ci può essere? Belle, belle queste cose. Davvero le amo. Proprio ci serve tanto. Cosa c'è qui? Non vedo nulla. Ah, mi sono allontanato dal microfono. Non dovevo farlo. Non vedo nulla. Ho detto non vedo nulla. Se hai sentito prima non ne ho idea. No, sono anch'io. Sono qui dentro. Benissimo. Andiamo a esplorare questo giardino pieno di cose. Ma sono tanti villaggeri. Ok, è sempre lo stesso, è sempre Charlie. Cioè, oh, questi si possono rompere, quindi posso prendere anche i semi. Faremo una casa qui. Vivremo per sempre con Charlie, il nostro amico avventuriero. Dagli occhi bellissimi. E anche delle orecchie. Hai anche delle orecchie, Charlie. Ok. Charlie, non dimenticarti. Oh, un altro melone. Un altro melone cocomeroso. Mio melone cocomeroso. Ok. Allora, ok, questo cos'è? Ah, siamo usciti da qui noi, siamo usciti da qui, sì, perfetto. Quindi se noi andiamo di qua dovrebbe esserci un posto segreto, un altro casetto a forma di prigione. Andiamo a esplorare questo casetto a forma di prigione. Mai casetto a forma di prigione, no, non posso rompere questa cosa. Ehi! Ah, ok, era lag. Io riesco a laggare in... Non devo allontanarmi dal microfono. Ok, riesco a laggare in single player. Qui non c'è nulla di interessante. Quindi... Allora, vediamo qua. Invece questa casetta l'abbiamo avversata prima. Altro checkpoint, premalo di nuovo perché è figo premere il checkpoint. Allora,
Allora. Mi dice che possiamo tornare lì sopra alla scaletta. Oppure, allora, diamo un'occhiata a che cosa c'è lì sopra. La prima cosa che ci fa morire, moriamo. E basta, finiamo il video qui perché sono curioso. Questa qui è una ringhiera, Assassin's Creed style. Ok, a quanto pare sembra un tunnel molto lungo e pieno di inservivie. Inservivie. Ho appena detto inservivie? Fantastico. Che inservivie sia, allora. Comunque, abbiamo preso il checkpoint. Io vi dico al prossimo video, che non dovrebbe uscire molto lontano. Cioè, dovrebbe uscire sempre in questo video. Li faccio corti perché voglio caricarli velocemente. Anche perché le mappe di Chapter Potato Numero 2, fratello, non durano molto. Cioè, nel senso, la scorsa abbiamo fatto 4 puntate da 10 minuti circa. Quindi, alla fine, durano un cacchio. Però. L'ultima puntata fa avevo detto che vi mostravo dei disegni che mi avevate mandato. Il problema è che mi sono scordato di mostrarveli perché sono un coglione. Quindi questa volta ve li mostrerò, perché dopo aver premuto il tasto tab che uso per stoppare il video, io vi manderò la foto di come sto tenendo il microfono adesso. Più messo gigante qui davanti a voi. E le fantastiche disegnette che mi mandate. Quindi il prossimo video mandatemi disegni se volete. E basta. Basta. Io vi voglio bene. Scusate se il video è un po' strano, ma praticamente l'ho fatto appena sveglio. Mi sono fatto un cartellino con scritto "You should make videos". O no, "should" è quando vuoi consigliare qualcosa. "You make videos for my world!"